Il Movimento 5 Stelle boccia la ricandidatura del sindaco uscente Riccardo Rossi alle amministrative di Primavera e chiede la discontinuità e il cambiamento per la città di Brindisi, utile e necessaria per il capoluogo Messapico, come afferma il coordinatore regionale Leonardo Donno ai microfoni di Antenna Sud. Credo che a questa città serva anche una svolta, un cambio di passo e anche discontinuità rispetto al passato, un rinnovamento. Dobbiamo coinvolgere i giovani, dobbiamo rinnovare la classe dirigente. Questo è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle e. Questo è quello che porteremo eventualmente al tavolo che ci sarà. Questa posizione non esclude che i pentastellati possano sedersi ad un tavolo di trattative con il PD per le amministrative a Brindisi, ma portando sul tavolo di confronto e discussione altri nomi di papabili candidati, ripetendo di fatto il modello emiliano. Prima, però, servono incontri e progetti su cui confrontarsi, come è sottolineato dall'onorevole Donno. Le nostre riflessioni interne sulle proposte, sulle idee da portare avanti come Movimento 5 Stelle, appunto, insieme ai nostri consiglieri comunali e i nostri iscritti, una volta ultimata questa fase eh, avvieremo eventualmente delle interlocuzioni ad un tavolo allargato alle altre forze progressiste, alle associazioni, alla società civile per capire se c'è una convergenza sui temi che poi stanno a cuore al Movimento 5 Stelle, sulla base di queste interlocuzioni che ci saranno poi cercheremo di definire eventualmente i ragionamenti futuri.